Amici, bentornati sul canale Nomina Giri Elaborazioni Autosportive. Avete una Maserati Levante che già ha un sistema di sound booster di serie e lo volete enfatizzare, lo volete personalizzare in maniera ottimale. Seguite questo video così imparerete qualcosa di nuovo. Sigla! Ecco, siamo, come dicevo nell'anteprima, siamo qui in compagnia di questa Maserati Levante 3000 turbo diesel. Che ha una particolarità, cioè una differenza, una particolarità rispetto alla maggior parte delle altre vetture sulle quali siamo intervenuti con il famoso Active Sound Booster, cioè quel risuonatore che va a ricreare una sonorità gestita tramite app che il cliente può utilizzare per avere una sonorità che qualunque vettura diesel non può avere. La differenza, la Maserati Levante è stata in effetti la prima casa, sia la Levante che la Ghibli, quando hanno presentato anni fa i motori turbo diesel, avevano già montato di serie il sistema MaxHaus, allora si chiamava MaxHaus Pro, per avere una sonorità vicina ai motori benzina, e devo dire che hanno fatto un'operazione di marketing, è da lì che è nata la moda dei sound booster o quant'altro, sono stati loro i precursori. L'unica differenza, e questo era il motivo del quale era interessante fare un video di questo genere, è che questa macchina qui ha sì due risuonatori, ma sono due risuonatori che funzionano in maniera molto parziale, cioè il cliente non può interagire con la sonorità perché funzionano solo quando uno mette la sonorità sul tasto sport, la funzione sul tasto sport. Il volume non si può modificare, l'accensione e lo spegnimento non si possono modificare e la sonorità è una sola. Quindi diciamo che è un sistema grosso modo paragonabile a quello del MaxHaus, ma molto molto più limitato. C'è un sistema appunto per implementare con una cavetteria apposta che ci arriva direttamente dalla Germania, specifica per le Maserati Levante e le Maserati Ghibli, per praticamente utilizzare parte del sistema già esistente, ma implementarlo come se fosse un sistema MaxHaus montato su qualunque altra macchina, non so, come l'ultima Audi Q8 che abbiamo fatto l'altro giorno. In questo modo il cliente potrà avere la sonorità in ciascuna funzione che andrà a selezionare, quindi non solo col tasto sport, ma anche nelle altre funzioni. Potrà aumentare il volume, diminuirlo, spegnerlo nel momento in cui decide di spegnerlo per qualunque motivo, diminuire il numero, la rumorosità a seconda del numero dei giri, utilizzare il tasto pop and bang, diciamo che lo può rendere molto più personalizzabile. Io direi adesso vi faccio sentire la sonorità, così almeno. Tasto di accensione sulla sinistra come le Porsche. Ecco, ovviamente io adesso non ho il telefonino e non sono linkato con l'app, per cui non posso farvi vedere come cambiare il sound e come diminuire o aumentare il sound o addirittura spegnerlo. Però diciamo che l'abbiamo settato su una sonorità media, io direi che si sente in maniera più che efficace. Quello che vi posso garantire è che adesso è totalmente modificabile da parte del cliente, quindi abbiamo, come dire, fatto un upgrade rispetto a quello che normalmente fa la Maserati vendendo già di serie questo sistema. Io penso che sia stato interessante farvi vedere questa, tanto spegniamo, che sia stato interessante farvi vedere questa chicca, diciamo così, perché di sound booster ne montiamo tanti, però sulle Maserati non abbiamo mai descritto questo tipo di differenza. Per qualunque genere di informazioni, non solo quelli che hanno le Maserati, ma per qualunque genere di informazioni ci potete contattare in sede, sempre allo 02 73 83 175. Quello che vi chiediamo è cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!